Beh, ieri c'è stato un ampio passaggio della relazione di Renzi che ha sostanzialmente teso a dire che fuori dal PD non c'è vita, ma ha sviluppato un attacco molto aspro nei confronti della destra, che di fronte a problemi molto gravi, seri, oggettivi, e nei confronti del Movimento 5 Stelle e nei confronti di questa neocostituenda formazione della sinistra. Io mi permetto di dire che non mi pare un modo solido di affrontare la riflessione sul futuro della vita politica di questo paese, perché non è un fatto di buona salute della democrazia se si teorizza l'esistenza di una sola forza in grado di garantire l'equilibrio del sistema, vedendo fuori da questa formazione soltanto elementi di distruzione o di disgregazione del quadro politico e anche dell'assetto istituzionale del Paese. Non sono propriamente le parole che ha usato il segretario del PD, però questo modo di ragionare che presuppone che oltre il PD non c'è nulla, secondo me non aiuta. Tanto più lo dico pensando al mio campo, quello del centro-sinistra, che io resto convinto che il PD è nato, la sua ispirazione è di essere l'architrave di un campo ampio di forze di centro-sinistra in grado di garantire un'offerta di governo a livello locale, a livello nazionale. E le ultime elezioni, il turno del voto regionale di quest'anno, il turno amministrativo, ha dato la conferma, per quanto il PD sia di gran lunga il partito che raccoglie oggi maggiore consenso nel Però è stato paese, messo in difficoltà no, ha proprio da dato la queste. conferma, questo passaggio elettorale, della non autosufficienza del mio partito. Io non lo dico con un elemento di rivendicazione o di orgoglio, lo dico come un elemento oggettivo, una fotografia. Allora tu devi anche pensare che in una politica di alleanze con altre forze, con altri soggetti, garantisci quel centro-sinistra in grado, quando torneremo al voto, di portare al Cioè lei dice governo è un comunque campo di è forze. rischioso, insidiosa questa È cosa un per il PD. ragionamento che non convince, che secondo me non convince perché a partire dalle prossime amministrative, che saranno un turno elettorale decisivo anche nella prospettiva del voto politico, voterà tra qualche mese l'intera dorsale appenninica, Torino, Milano, Bologna, Roma, Napoli, poi altre città importanti, Cagliari, Salerno, Trieste. È evidente che dal risultato di queste elezioni, in particolare di alcune di queste elezioni, penso Milano, Roma, Napoli, deriverà anche un ciclo politico per il dopo. E in queste realtà, in gran parte di queste realtà, il PD non è in grado da solo di portare a casa il Lei non ha risultato. Allora, candidati vogliamo porci in questo candidati, problema i candidati e ci affrontare la questione, perché se l'idea è che il PD debba progressivamente liberarsi della sua componente più di sinistra, convergendo verso una politica che guarda al centro, un centro che tendenzialmente in alcuni momenti ha mostrato anche di poter guardare a destra, beh, quello non è più il Partito Democratico che avevamo in tanti No, però immaginato. lui